torna nella disponibilità della sosta e il parcheggio di via Molo Manfredi a Salerno. L'area di sosta realizzata dall'amministrazione comunale per dare respiro ai residenti del centro storico della Movida, ai turisti e ai diportisti. L'area già attiva per la sosta è stata oggetto negli ultimi tempi di una serie di lavori di riqualificazione e da oggi può ospitare circa 60 posti auto. Presente stamani alla riapertura dell'area il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il presidente di Salerno Mobilità Camillo Amodio e il neo assessore alla mobilità Rocco Galdi. Sì, abbiamo realizzato un intervento di manutenzione straordinaria in quanto ci stavano questi circa 60 posti auto che sono stati dati nuovamente a disposizione dei salernitani. È una buona valvola di sfogo in prossimità di un parcheggio molto grande che è quello del Crescent, che può ospitare circa 700 auto. Confidiamo di aver fatto un intervento importante e diamo ovviamente sempre in quell'area la possibilità ai cittadini prevalentemente del centro storico e per le aree riservate zona 1 e zona 2 di poter parcheggiare in quell'area almeno fino al 31 luglio. Nei prossimi giorni valuteremo se eventualmente prorogare questo intervento, nel senso che loro potranno ulteriormente parcheggiare, i residenti, ripeto, del centro storico, zona 1 e zona 2 fino al 31 dicembre, oppure rendere tutto libero e tutti i salernitani possono normalmente parcheggiare in quell'area. Anche quest'area in pieno centro sarà gestita da Salerno Mobilità, quali saranno le tariffe? Allora, sarà gestito normalmente da Salerno Mobilità, le tariffe sono quelle che già erano vigenti e ripeto, penso che siano un ottimo intervento soprattutto per l'area del centro storico che, detto sinceramente, soffre un po' per quanto riguarda il problema parcheggio. Che noi confidiamo che il parcheggio, quello lì del Crescent, sia un hub fondamentale per quanto riguarda, visto le dimensioni, 700 posti auto, aggiungendo quest'altri 60 posti, è da dire anche che come da normativa è presente anche un posto per diversamente abili e ci sono anche gli attraversamenti pedonali nell'ambito del parcheggio che non interagiscono con il sistema di fuoriuscita o ingresso delle auto.